Pochi sanno che la Liguria è la regione d'Italia col maggior numero di specie vegetali. La flora ligure ha un carattere sintetico davvero eccezionale. In pratica noi possiamo partire dalle spiagge, dove troviamo una vegetazione e una flora specializzatissime, risalire sulle colline, in pochi chilometri raggiungere le montagne più elevate, a oltre 2000 metri d'altezza nell'Imperiese, e quindi passare in pochissimo tempo, in pochissimo spazio, dalla flora mediterranea alla flora tipica delle regioni elevate della Terra, vale a dire il Canada, la Groenlandia, la Scandinavia, la Siberia. I motivi di interesse della flora di un territorio sono tanti. Il principale è rappresentato dalla presenza di specie che mancano in tutto il resto del mondo e occupano una superficie molto limitata, le cosiddette specie endemiche. Noi qui in provincia di Savona abbiamo per esempio la campanula di Savona, abbiamo la campanula foglie uguali, mentre se ci trasferiamo nella zona di Levante abbiamo la santolina ligustica e si tratta di entità che mancano in ogni altra parte del mondo. Queste specie si chiamano appunto specie endemiche e tutto sommato nella flora della Liguria noi ne abbiamo circa un centinaio, da quelle ad areale limitatissimo che ho appena nominato, ad altre che si possono trovare per esempio anche sul litorale francese, oppure sulle montagne della provincia di Cuneo, sulle montagne del Dipartimento francese delle Alpi Marittime. In pratica una grande ricchezza di specie endemiche, ma abbiamo anche una flora esotica che a due passi da casa nostra ci presenta una miriade di adattamenti all'ambiente, tipiche specie di paesi lontani, di zone addirittura subdesertiche della terra. Abbiamo anche specie caratterizzate da particolari adattamenti all'ambiente, come certe orchidee mediterranee, oppure come le piante carnivore. E a questo proposito i motivi di interesse sono veramente tanti. Abbiamo piantine piccole piccole, che però sono davvero un concentrato di adattamenti all'ambiente. Molte volte, quando ho portato degli amici a compiere escursioni in montagna, ho magnificato i pregi culturali della flora. Ho notato però spesso un poco di delusione. Tutti si aspettavano di vedere fiori vistosi, ma alle volte i pregi culturali non si sposano con la vistosità della fioritura. Se noi consideriamo una piantina abituata al gelo delle vette, che abbia un portamento prostrato, aderente alla roccia, non ci rendiamo tanto conto che questo portamento è frutto di un'evoluzione che è durata magari migliaia e migliaia di generazioni. È però il modo migliore per difendersi dall'impeto del vento, dal peso del ghiaccio invernale, il modo migliore per disperdere meno acqua possibile, per tesaurizzarla. Ecco che se noi siamo sufficientemente sensibili, ci rendiamo conto che a breve distanza dal mare noi troviamo piccoli frammenti di Scandinavia, di Groenlandia, di Canada, di Alaska, sempre a far parte della flora ligure. Ad esempio, questa piantina aderente alla roccia dolomitica si chiama Globularia repens, è una specie delle Alpi occidentali e dei Pirenei e sale fino a 2600-2700 metri di quota. Potete immaginare che razza di ambiente sia in inverno un posto del genere. Il calcare, in forti dosi, è tossico per molti vegetali. La saxifraga lingulata ha trovato il modo di liberarsene senza rimanerne avvelenata. Ha sviluppato, chissà in quante generazioni, tutta una serie di canalicoli che scorrono dentro le foglie e sfociano all'esterno, sul margine fogliare, con un buchino da cui l'acqua evapora. Il calcare rimane a incrostare il margine della foglia ed in effetti si può vedere tutta una serie di puntini bianchi. Si tratta del carbonato di calcio e se uno tocca la piantina ha l'impressione in pratica di toccare una pietra. Sotto il profilo botanico, i monti Toraggio e Pietravecchia nell'estremo ponente ligure sono un vero paradiso per lo studioso come per l'escursionista. Alcuni pregi della flora sono prevalentemente estetici, ad esempio l'ammirabile fioritura dei rododendri nel sottobosco e nelle radure tra i larici evoca immagini proprie delle grandi Alpi ed è tanto più significativa in quanto si realizza a breve distanza dalla calda natura mediterranea. A
Assai pregevoli sono pure i fiori vistosi del giglio di San Giovanni e del Martagone, purtroppo raccolti sovente con avidità, come se si trattasse di chissà quale trofeo. Il primato della vistosità spetta comunque alla splendida peonia dalle corolle giganti, 10-12 cm di diametro, di un rosso fulgido e delicato. Il pregio della rarità è ben più significativo agli occhi dello specialista della vistosità della fioritura. Ed ecco allora che umili piantine come la Meringia di Lebrun, dai modesti fiorellini bianchi, o il Phyteuma di Balbis, parente povero di campanule più vistose, acquistano un fascino tutto particolare. Sono tra le specie più rare della catena alpina. La prima vive in sole 4 località delle Alpi Liguri, il secondo in 6, tra Alpi Liguri e Marittime. Inutilmente le cercheremo in tutto il resto del mondo. Anche il rapontico di Bicknell, vistoso esemplare dai capolini giganti simili alle infiorescenze del carciofo, vive soltanto in 4 località delle Alpi Liguri. Complessivamente, nel corso di indagini botaniche, sono stati rinvenuti circa 60 endemismi vegetali. Alcuni di essi uniscono al pregio intrinseco della rarità la stranezza delle forme o la vistosità dei colori, per cui versano in particolare pericolo a causa delle sconsiderate raccolte da parte dei gitanti. Ricordiamo ad esempio l'Aquilegia di Reuter. Una delle specie che va sotto il nome di regina delle Alpi è ancora la Meleagride ligure provenzale, per non parlare infine del meraviglioso giglio pomponio, tutti endemismi presenti dalle Alpi Cozie o dalla Provenza alle Alpi Liguri. Un cenno particolare meritano i mirabili zampilli di fiorellini bianchi che allietano le rupi più ostili. Appartengono alle infiorescenze della sassifraga cocleare, che cresce solo in una ristretta zona delle Alpi Liguri meridionali e a Portofino, oppure a quelle della sassifraga lingulata, un altro endemismo ligure provenzale. Grande attenzione deve essere dedicata alle specie endemiche somiglianti a forme più comuni e diffuse. Ad esempio, la viola di Valdieri, endemismo esclusivo delle Alpi Marittime e delle Liguri Meridionali, può essere scambiata per una banale violetta. La genziana della Liguria, presente dal Moncenisio alle Alpi Liguri Orientali, viene confusa con la genziana di Koch. Anche chi fosse intenzionato a raccogliere solo fiori comuni, in questi luoghi correrebbe il rischio di danneggiare specie di rilevante pregio scientifico. Un altro aspetto peculiare della flora del Torraggio e del Pietravecchia è costituito dalla frequente contiguità e a volte dalla coesistenza nella medesima fessura della roccia di piante aventi una distribuzione geografica e un'ecologia del tutto dissimili. Possiamo limitarci ad un unico esempio che ha dell'incredibile. Su una rupe del Monte Pietravecchia è stato scoperto nella stessa fenditura la sassifraga dalle foglie opposte e il timo. Quest'ultimo è un tipico abitatore delle aride, assolate coste del Mediterraneo occidentale, mentre la sassifraga, a distribuzione circumpolare, raggiunge a nord le coste settentrionali della Groenlandia, ad appena 7 gradi di latitudine dal polo, mentre sulle Grandi Alpi sale a sfiorare i 4.000 metri di quota. Un connubio simile non è mai stato rinvenuto in nessun'altra parte d'Italia. Con un pizzico di esagerazione si potrebbe parlare di una felice convivenza di berberi e lapponi, oppure di dromedari e orsi bianchi. Noi abbiamo un'idea della lotta per l'esistenza che pervade il mondo della vita quando in un documentario osserviamo il leopardo che sbrana l'ognu, o la gazzella o l'antilope. E non abbiamo assolutamente la percezione che ci sia un'analoga guerra anche nel silenzioso e discreto mondo vegetale. Le piante si possono distinguere a grandi linee in deboli e prepotenti, e le piante deboli si trovano di fronte un'unica alternativa. O mi adatto a sopravvivere in ambienti estremamente inospitali, dove quelle prepotenti non riescono ad allignare, oppure scompaio. E chissà quante specie si sono estinte per questo motivo. Quali sono gli ambienti più inospitali? Certe zone di spiaggia, certe rupi marittime esposte direttamente al salino, al caldo, al sole, al vento, certe zone umide e poi soprattutto le rupi, i ghiaioni e le pietraie. Diverse specie della flora ligure costituiscono con la loro semplice presenza lontanissimi messaggi da un passato remoto,
messaggi difficili da interpretare, da decifrare. Con l'aiuto degli studiosi di paleogeografia e di paleoclimatologia, però, qualche squarcio su questo passato remotissimo possiamo anche aprirlo. Vediamo davanti a noi le rupi a picco di Caponoli. Su questa falesia, sia sulla roccia, nelle fessure minime, e sia sul pietrisco, possiamo trovare, fiorito fra maggio e giugno, un convolvolo, il viluppio di Caponoli. Possiamo chiederci dove si trovi al mondo questa specie. L'abbiamo a Caponoli e poi semplicemente in Algeria e Marocco. Ora, se questa pianta avesse fatto una migrazione lungo le coste della Spagna, lungo le coste della Francia e fosse arrivata poi a Caponoli, noi dovremmo incontrarla anche in Spagna e in Francia. Viceversa, non è mai stata riscontrata in queste due nazioni. Come mai allora il convolvolo di Caponoli si trova effettivamente a Caponoli? Chi l'ha paracadutato dall'Algeria a Caponoli? Ebbene, bisogna sapere che tra 10 e 13 milioni di anni fa una catena montuosa sorse raccordando il Marocco con la penisola iberica e isolò il Mediterraneo dall'Atlantico. Il nostro mare ha un bilancio idrico passivo, vale a dire evapora più acqua di quella che gli venga portata dai corsi d'acqua e dalle precipitazioni. Isolato dall'Atlantico, il Mediterraneo si prosciugò ed ecco una catena di terre emerse che erano sottomarine offrirsi al nostro convolvolo per trasformare un lunghissimo volo senza scalo in un viaggio di piccolo cabotaggio. Dopodiché le acque dell'Atlantico ripresero a incidere la catena montuosa, poco alla volta l'Atlantico riuscì ad alimentare nuovamente il Mediterraneo e tutte le terre emerse che avevano consentito questa migrazione al convolvolo di Caponoli finirono di nuovo sotto le acque indifferenti del nostro mare. Ecco che la presenza di questa specie lontanissima dall'areale di distribuzione principale ci consente di aprire uno sguardo su una geografia nettamente diversa da quella attuale. Un lontanissimo messaggio dal passato.